Barbara D'Urso non condurrà più Domenica Live e al suo posto arrivano due programmi e due nuove conduttrici. Ecco come sarà rivoluzionata la domenica. Alcune settimane fa Pier Silvio Berlusconi ha presentato i nuovi palinsesti di Canale 5 e ha ufficializzato quello che si mormorava ormai da mesi, il ridimensionamento di Barbara D'Urso. Infatti, per ora la conduttrice di Cologno Monzese ha mantenuto soltanto Pomeriggio 5. Mentre non condurrà più Domenica Live, Live non è la D'Urso e anche Il Grande Fratello è stato rimandato. Per la nuova stagione televisiva 2021-2022, dunque, ci sarà una vera e propria rivoluzione nei programmi televisivi. Berlusconi ha assicurato che appena ci sarà modo Carmelita tornerà in prima serata perché nessuno la vuole allontanare da quello che è il suo posto. Ma nel frattempo come sarà la domenica di Canale 5? Il giornalista De Andreis, attraverso Di Più TV, ha fatto sapere che ci sarà una svolta clamorosa, una vera e propria rivoluzione. Infatti, da tempo si parlava degli ascolti molto bassi di Domenica Live e lo stesso Pier Silvio ha fatto sapere che in una televisione post-Covid non era possibile andare avanti così. Ecco allora che alla domenica pomeriggio su Canale 5 al posto di Barbara D'Urso ci saranno due nuovi programmi con due nuove conduttrici. Il primo sarà Scene da un matrimonio con la conduzione di Anna Tatangelo, che sarà riproposto in una nuova veste. Mentre poi ci sarà spazio per la domenica di Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo si è convinta poi ad una nuova collocazione del suo programma e arriverà dunque alla domenica. Ovviamente bisogna vedere se gli ascolti andranno bene per poter mantenere questa organizzazione o se, invece, bisognerà fare delle modifiche alla programmazione. Nel frattempo, pare che anche Pomeriggio 5 cambierà format e si avvicinerà molto a quello della vita in diretta.